Sì, sicuramente dopo una sconfitta non è mai facile, ovviamente sono stati 40 punti che pesano, ma dobbiamo essere più obiettivi, fare un'analisi più grossa di quello che abbiamo fatto per quanto riguarda il gioco. Sapevamo che giocavamo contro una delle migliori squadre in Europa, per cui sì, imparare dagli errori, ma soprattutto guardare obiettivamente quello che dobbiamo assolutamente migliorare. A presto, per cui questa settimana per affrontare la partita che abbiamo sabato. Loro hanno giocato durante tanto tempo nel nostro campo, per cui la disciplina, abbiamo fatto qualche fallo in più che ha portato loro a giocare dentro i nostri 22. Sappiamo quanto sono efficaci loro nel drive, quanto sono efficaci a fare punti, per cui quelle sono le cose che possiamo controllare per non dare opportunità a squadre del genere. Poi ci sono altri punti positivi dei quali prendiamo confidenza, ma soprattutto le cose che possiamo controllare, ad esempio la disciplina, come ho detto prima, è una cosa che dobbiamo migliorare. Sì, è una partita molto importante perché veniamo da una sconfitta, vogliamo continuare il nostro percorso di crescita e ovviamente cercando di vincere la maggior quantità di partite possibile per strada, per cui questa è una partita che giochiamo in casa contro una squadra forte che anche loro hanno bisogno di vincere perché hanno appunto perso l'ultima partita, per cui è molto importante per noi scendere in campo, far vedere che vogliamo fare uno step in più per continuare il nostro percorso e ovviamente vincere in casa. Sì, è stato più che altro un caso perché non c'era un'altra opzione. Sì, è stata una situazione un po' particolare, non so quante volte in più capiterà, capita e bisogna farlo.